Allora, oggi cerchiamo di mettere in discussione alcuni principi fondamentali della meccanica classica. Che cosa si intende per meccanica classica? Beh, è la meccanica così come l'abbiamo formulata e che spiega la maggior parte dei fenomeni che conosciamo riguardanti il movimento dei corpi. Si basa su tre principi fondamentalmente. Il primo, la cosiddetta legge di inerzia, o primo principio della dinamica, la quale afferma che un corpo non soggetto a forze si muove di moto rettilineo e uniforme. Un corpo non soggetto a forze si muove di moto rettilineo ed uniforme. Andiamo a elencare le altre leggi. La seconda legge della dinamica, ben famosa, detta legge fondamentale della dinamica, che lega la risultante delle forze che agiscono su un punto materiale alla sua accelerazione, e la possiamo riassumere nella ben nota espressione matematica F uguale m per a. In sostanza essa afferma che, data la massa di un oggetto, la forza che su di esso agisce e la sua accelerazione sono direttamente proporzionali. Questa legge permette di fatto di stabilire come si muove un corpo quando si conoscono le forze che agiscono su di esso. E la terza legge della dinamica, che stabilisce come gli oggetti interagiscono fra di loro, è nota come legge di azione e reazione. La riassumiamo brevemente. Quando abbiamo due oggetti A e B, la forza con cui il corpo A agisce sul corpo B è sempre uguale o opposta alla forza con cui il corpo B agisce sul corpo A. Quando ci sono due oggetti che interagiscono, questa legge stabilisce qualche cosa sulla natura di questa interazione. Bene, queste tre leggi permettono, con l'aiuto di molta matematica, di studiare essenzialmente il moto dei corpi nel caso più generale che conosciamo, per esempio il moto dei pianeti, il moto di una palla, il moto di un'automobile. Tutti i fenomeni legati al moto sono descrivibili con estrema precisione da queste tre leggi. Ma allora cosa c'è da mettere in discussione? Beh, c'è da considerare una cosa. Ricordiamoci che quando studiamo il moto di un corpo è fondamentale considerare il sistema di riferimento. Il sistema di riferimento, ricordiamoci, è fatto da un osservatore, che rappresentiamo qui con un pupazzo, che semplicemente rappresenta lo sperimentatore che fa le misure, da una serie di oggetti che noi consideriamo fermi, che fanno da riferimento, rispetto ai quali si fanno le misure di distanza, e associati a questi oggetti c'è una terna o una coppia di assi cartesiani, terna o coppia a seconda se si fa riferimento al moto nel piano, nello spazio. Eventualmente, quindi dobbiamo indicare anche l'asse Z delle posizioni. E poi un orologio. Quindi un orologio, un osservatore, uno strumento di misura delle distanze, questo è un sistema di riferimento. È chiaro che se ci sono due osservatori diversi, ognuno con il proprio sistema di riferimento che fanno le misure, in generale i risultati di queste misure possono essere diversi. Quindi noi potremmo avere un secondo osservatore con un secondo sistema di riferimento, che rappresentiamo qui schematicamente in verde,
Indichiamo con x', y' e z'. Nel frattempo facciamo una piccola correzione qui sulla terna di assi cartesiani. E le coordinate misurate dal nuovo osservatore. Chiaramente anche lui avrà un suo strumento di misura delle distanze. Un suo orologio e questo costituisce un secondo sistema di riferimento. Le misure di posizione, di velocità, di accelerazione fatte dal secondo osservatore possono essere diverse rispetto al primo, però con gli studi già fatti da Galileo e altri siamo giunti ad una conclusione, conclusione che va sotto il nome di principio di relatività. Principio di relatività. È specifichiamo galileiana, proprio perché si devono a Galileo i primi studi importanti in questo settore. Cosa stabilisce questo principio? Esso stabilisce che le leggi della meccanica hanno la stessa forma matematica in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Che cosa vuol dire questo principio? Beh, significa una cosa molto semplice. Se il primo osservatore fa una serie di esperimenti che servono a determinare quali sono le leggi che governano il moto dei corpi, beh, raggiunge alcune conclusioni, quelle che abbiamo riassunto quando abbiamo richiamato le leggi della dinamica. Giusto per brevità ne scriviamo una sola, scriviamo F uguale ma, giusto per ricordare la legge fondamentale della meccanica, ma no, della dinamica, ma non è solo questa a cui facciamo riferimento. In generale le leggi della meccanica che vengono individuate sono quelle che abbiamo richiamato. Il secondo osservatore, se anch'esso un osservatore inerziale, ovvero se per lui vale la legge d'inerzia, ricordiamoci che sono inerziali quei sistemi di riferimento rispetto ai quali vale la legge d'inerzia, cioè la prima legge della dinamica. Allora anche il secondo osservatore raggiungerà una conclusione identica, cioè studiando il moto dei corpi e facendo esperimenti sul moto, arriva alle stesse conclusioni per quanto riguarda le leggi della meccanica. Quindi, anche se i risultati delle misure di posizione, distanza, velocità, accelerazione possono essere in qualche modo diversi, però tutti gli osservatori inerziali sono d'accordo sul fatto che le leggi della meccanica sono quelle che ben conosciamo, le tre leggi della dinamica e tutte quelle che si possono derivare da queste tre. Ricordiamoci che affinché i due osservatori possono essere entrambi di tipo inerziale, ognuno dei due può essere in moto rispetto all'altro soltanto di moto rettilineo ed uniforme. Quindi se supponiamo di essere noi il primo osservatore, questo osservatore siamo noi, il secondo osservatore deve essere in moto rispetto al primo con una velocità v costante nel tempo. Un esempio può essere fatto in questo modo. Supponiamo che il primo osservatore sia un osservatore che si trova nei pressi di una stazione ferroviaria ed è fermo in una panchina di attesa, nella sala di attesa di questa stazione. Il secondo osservatore potrebbe essere invece un passeggero di un treno che è in movimento sui binari della stazione. Quindi i due osservatori sono in movimento l'uno rispetto all'altro. Per entrambi, se essi fanno esperimenti di meccanica, uno magari all'interno di un locale nella stazione e uno magari all'interno di un vagone del treno che si sta muovendo, entrambi arrivano alle stesse conclusioni, le leggi della meccanica che conosciamo. Questo è il senso del principio di relatività. Le leggi della meccanica hanno la stessa forma matematica in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Ora,
Questo principio di fatto è stato confermato da tanti esperimenti e da tanti studi sul moto dei corpi ed è un principio ritenuto abbastanza valido. Entro i livelli di precisione anche elevatissimi con i quali sono stati fatti gli studi di meccanica fino ad oggi. Ora, interviene adesso un problema. Se insieme alle leggi della meccanica andiamo a mettere anche le leggi che governano i fenomeni di natura elettromagnetica. Quindi andiamo a trattare i fenomeni elettromagnetici. Questi fenomeni oggi sono ben descritti da una teoria codificata in un insieme di equazioni note come equazioni di Maxwell. Non riporto qui l'insieme delle quattro equazioni, richiamo per chi si sta avvicinando allo studio dell'elettrostatica che una di queste equazioni, almeno incompleta ma certamente un inizio di quello che possono essere le leggi dell'elettromagnetismo, è il teorema di Gauss. Che io scrivo nella forma più comune, quella che mi dice che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è pari alla somma delle cariche che si trovano all'interno della superficie, diviso la costante dielettrica del mezzo. Ora, questa legge, che per esempio permette di ricavare la legge di Coulomb, cioè la legge che ci dice qual è la forza di interazione fra due cariche, descrive bene i fenomeni elettrostatici e una serie di altre equazioni che completano il quadro delle equazioni di Maxwell permette di descrivere tutti i fenomeni elettromagnetici. Quindi in qualche modo le equazioni di Maxwell sono l'analogo delle leggi della dinamica per quanto riguarda i fenomeni di natura elettromagnetica, riguardanti il campo elettrico, il campo magnetico e tutti i fenomeni a questi associati. Questa teoria funziona molto bene, come le leggi della dinamica descrivono bene i fenomeni meccanici, le equazioni di Maxwell descrivono bene i fenomeni elettromagnetici. Se per caso però andiamo a mescolare le due cose insieme, cioè cerchiamo di andare a descrivere un fenomeno in cui interviene sia il movimento sia la propagazione di campi elettrici e magnetici, e sorgono dei problemi. Per capire di che problemi si tratta, andiamo ad esaminare un esempio di moto relativo. Supponiamo di avere un'automobile che si muove lungo una strada. Di cui io faccio uno schizzo qui. Questa automobile si muove rispetto ad un osservatore che sta fermo sulla strada, chiamiamolo osservatore 1, si muove con una velocità costante, che chiameremo velocità dell'auto. Questa velocità è misurata dall'osservatore 1. Ora, un passeggero di questa automobile, che chiameremo osservatore 2, quindi una persona che si trova qui dentro, esegue un semplicissimo e banale esperimento. Lancia una palla, una pallina fuori dal finestrino. Quindi supponiamo che questa sia una pallina lanciata dall'osservatore che si trova all'interno dell'automobile, la lancia dal finestrino, nello stesso verso, nella stessa direzione di moto dell'automobile. Supponiamo che questa pallina abbia una velocità V con P. Questa è la velocità della pallina, così come la misura l'osservatore numero 2, quello che si trova all'interno dell'auto. È ben noto dalle leggi del moto relativo, studiate in meccanica classica dallo studio dei sistemi inerziali, che la velocità della pallina misurata dall'osservatore numero 1, chiamiamola V con P1, si può calcolare sommando la velocità dell'automobile
e la velocità della pallina misurata dall'osservatore numero 2, quella che abbiamo indicato in blu. Dobbiamo considerare che la velocità dell'auto è la velocità del moto relativo fra i due sistemi di riferimento. VP1 e VP sono rispettivamente la velocità della pallina misurata dall'osservatore che sta a terra e la velocità della pallina misurata dall'osservatore che sta all'interno dell'automobile. Questo discorso ci porta a delle conclusioni intuitive. Per esempio, se la velocità dell'auto è 50 km/h, e chi sta sull'auto lancia la pallina ad una velocità di 20 km/h, arriviamo alla semplice conclusione che chi sta a terra misura per la pallina una velocità di 50 più 20 km/h, cioè 70 km/h. Questo è un problema di meccanica che ben conosciamo. Si può anche immaginare di fare l'esperimento con un lancio nel verso opposto rispetto a quello di moto dell'automobile. Quindi c'è una pallina lanciata nel verso opposto che ha una velocità v con p' che ha verso opposto. In questo caso abbiamo che v p1', la velocità della pallina, della seconda pallina lanciata nel verso opposto rispetto a quello dell'auto, è data dalla differenza tra la velocità del moto relativo e la velocità di moto della pallina nel sistema di riferimento dell'auto. Quindi nell'esempio che abbiamo fatto dovremmo scrivere 50-20 km/h uguale 30 km/h. Queste conclusioni sembrano abbastanza ovvie, sono intuitive e prima di spiegare da dove saltano fuori, perché diciamo che dietro ci stanno alcune ipotesi che sono sottointese, vediamo di esaminare un esperimento simile che riguarda il moto non di una pallina, ma di un segnale luminoso. Quindi immaginiamo che dalla stessa automobile venga lanciata non una pallina, ma l'osservatore che si trova all'interno dell'auto, il passeggero, decide di accendere i fari. Quindi lancia un segnale luminoso che viaggia ad una velocità che oggi ben conosciamo, è la velocità della luce, che viene indicata con la lettera C e che ha un valore che ha quattro cifre significative, vale 2,998 per 10 elevato a 8 metri al secondo. È una velocità elevata per i nostri standard ed è una velocità ben conosciuta. L'osservatore che sta a terra ovviamente può misurare anch'egli la velocità del movimento di questo segnale luminoso. Il segnale luminoso si propaga se l'osservatore che sta a terra fa una misura. Teoricamente dovrebbe misurare, in base all'esempio che abbiamo visto prima, una velocità C1 pari a C più la velocità dell'auto. Oppure se il segnale viene lanciato posteriormente rispetto al moto dell'auto, dovrebbe misurare per il segnale luminoso una velocità C1' uguale a C meno la velocità dell'auto. Ovviamente, tenendo conto che un'automobile si muove ad una velocità molto più bassa di questo valore, la correzione da apportare è piccola. Ma se all'automobile sostituiamo ad esempio un'astronave in grado di viaggiare a velocità molto alta, confrontabile con questa, si capisce che comunque viene apportata una correzione alla velocità del segnale luminoso rispetto a quella misurata da chi sta sul mezzo, automobile o astronave che sia. Quindi significa che la velocità del segnale luminoso misurata dall'osservatore che sta a terra e dall'osservatore che si muove con l'automobile o con l'astronave è diversa.
Qui sorge un problema. Le equazioni di Maxwell, a cui abbiamo accennato, tra cui anche il teorema di Gauss, permettono di fare delle previsioni su come effettivamente la luce si propaga nello spazio, la luce come qualunque altro segnale di natura elettromagnetica, come la luce è. E precisamente si trova per la luce nel vuoto il seguente valore di velocità, estratto direttamente dall'equazione di Maxwell. Si trova che C è dato da 1 sulla radice quadrata di due costanti caratteristiche dell'elettromagnetismo, epsilon con 0, costante dielettrica del vuoto, e mu con 0, detta anche permeabilità magnetica del vuoto. Queste due costanti hanno un valore conosciuto, epsilon con 0 vale 8,86 per 10 alla meno 12 coulomb al quadrato fratto newton per metri quadri. Mentre la permeabilità magnetica nel vuoto vale 4 pi greca per 10 alla meno 7 newton per secondi al quadrato fratto coulomb al quadrato. Queste due costanti, che sono una caratteristica dei fenomeni elettrici e una caratteristica dei fenomeni magnetici, in realtà poi intervengono entrambe quando il fenomeno è misto e di natura elettromagnetica. E la propagazione di un'onda, come quella che dà origine alla luce, di fatto è un fenomeno misto di natura elettromagnetica. Questo tipo di fenomeno dà luogo ad un segnale che si muove con questa velocità. Se si esegue il calcolo di questa operazione con i valori delle costanti che abbiamo appena, richiamato, si ottiene per la velocità della luce esattamente questo valore. Possiamo controllare. Proviamo a calcolare 1 su la radice quadrata di 8,86 per 10 alla meno 12 coulomb al quadrato fratto newton per metri quadri per 4 pi greco per 10 alla meno 7 newton per secondi al quadrato fratto coulomb al quadrato. Andiamo subito alle semplificazioni sulle unità di misura. Coulomb al quadrato e coulomb al quadrato si semplifica. Newton e newton si semplifica, rimangono metri quadri e secondi al quadrato, che fuori dalla radice quadrata perdono l'esponente e inoltre dal denominatore passano al numeratore dando luogo ad un risultato espresso in metri su secondi, cioè effettivamente danno una velocità. Adesso andiamo alle potenze del 10. Riscriviamo la parte decimale e abbiamo 8,86 per 4 pi greco per 10 alla meno 12 per 10 alla meno 7 da un 10 alla meno 19. Questo 10 alla meno 19 deve combinarsi adesso con la parte decimale. Andiamo un attimo a prendere la calcolatrice. 8,86 per 3,14 per 4 è uguale a 111. Il risultato possiamo prenderlo a tre cifre significative, visto che i dati li abbiamo presi a tre cifre. Quindi 111 per 10 alla meno 19. Su 111 per 10 alla meno 19 significa 1,11 per 10 alla meno 17 metri su secondi. Completando il calcolo è facile vedere che questo dà luogo ad un valore del tipo 3,00 per 10 alla 8 metri al secondo. Questo risultato è a tre cifre significative. Se avessimo utilizzato dati a quattro cifre o a più cifre, avremmo ottenuto un risultato più vicino a questo. Ma vediamo comunque che entro le tre cifre significative i risultati coincidono. Circa 300 milioni di metri al secondo o 300.000 km al secondo. Beh, al di là, diciamo, dei dettagli numerici, una cosa è importante. Questo numero viene fuori direttamente dall'equazione di Maxwell, però
prescindendo dal sistema di riferimento rispetto al quale si stanno facendo i calcoli. Il che significa che, tornando al nostro esempio, la velocità del segnale luminoso lanciato dall'automobile deve avere questo valore per entrambi gli osservatori, in quanto entrambi gli osservatori, applicando l'equazione di Maxwell, prevedono per la velocità della luce questo valore. Ovviamente non possiamo dirlo per certo, semplicemente questa è una previsione data dall'equazione di Maxwell. Il problema è che le equazioni di Maxwell si sono rivelate estremamente efficaci nel descrivere i fenomeni elettromagnetici. E oltretutto, se il principio di relatività che abbiamo enunciato prima ragionevolmente deve essere applicato non solo alle leggi della meccanica, ma in generale alle leggi della fisica, allora anche le leggi dell'elettromagnetismo dovrebbero obbedire a questo principio. E quindi, se le leggi dell'elettromagnetismo devono avere la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali, i due osservatori inerziali che abbiamo esaminato nell'esempio, sia nel caso del lancio della pallina, sia nel caso del lancio di un segnale luminoso, devono misurare, per quanto riguarda i segnali luminosi, una velocità pari a c, perché questo è previsto dall'equazione di Maxwell. Questo vuol dire che le leggi della meccanica, che sono responsabili di questa previsione, quella che ci dice che la velocità della luce misurata dal secondo osservatore deve essere diversa rispetto a quella misurata dal primo, sono in disaccordo con le leggi dell'elettromagnetismo, che invece prevedono per la velocità della luce per entrambi gli osservatori questo valore qui, cioè C1 e C devono avere lo stesso valore. Capiamo subito che queste due previsioni vanno immediatamente in conflitto. Quindi adesso abbiamo un conflitto tra leggi della meccanica e leggi dell'elettromagnetismo. Verso la fine dell'Ottocento, quindi durante il XIX secolo, in molti hanno cercato di risolvere il conflitto. Qualcuno ci è riuscito. Per capire chi e come, rimandiamo alla prossima lezione.